quello è mio, altre patatine, raga. Fish. Guardate voi. Fish. Quello grande mi sembra che è di lui. Fish roba mia, sì. Il bacon. Si va verso Consonno. Vabbè, porco Dio, non nel video però. Si incominciano a intravedere i primi cartelli. Questa era la gabbia dove tenevano i detenuti. Raga, accendiamo la luce, magari funziona. No. Che ci vivevano pure. È veramente suggestivo questo luogo, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Secondo me qua qualche rito satanico l'hanno fatto. Chi sa fare fa, chi non sa insegna. Qua c'è una bella finestra, ci sono piene di scritte. Qua c'è una sorta di qua secondo me ci vive qualcuno, però non vogliamo andare a investigare perché non siamo delle persone che disturbano. È tutta rotta. L'hanno spaccata. Ciao Pat. Oh mio Dio. Anzi ciao Steno. Ed eccoci arrivati alla chiesa di Consonno. Là c'è il monumento della Madonna che attualmente dovrebbe essere chiuso. Esatto. Però si vede dentro. 1964. E come detto nel TikTok, Conte Mario Bagno. Mi sa che era l'entrata. Solo informazioni real. Vedi, questa è come doveva diventare. Siamo proprio sotto prima. La chiesa, Siamo proprio sotto la chiesa. Doveva essere così, ragazzi, con sonno. Doveva essere così. Guardate come si è degradata. Mamma mia. O vive con sonno. Campa di più. Trofeo cadetti classe 60. Questi qua erano i progetti di come era prima e di come era doveva diventare. E poi è andato tutto in fallimento. Altri progetti, altre foto, altri rendering. Ragazzi, improvvisamente siamo riusciti a entrare da quella porticina lì dietro la chiesa e non riesco a capire ancora che cosa era usata questa zona qua. C'è qua un'ape, delle cianfrusaglie generale, un'ape con cresciuto dentro un albero. Mamma mia, incredibile. Questi sono dettagli abbandonati negli anni. Una radio vecchia e una gomma di scorta, sempre dietro l'ape. E qua proseguendo per questa strada invece si trova un vecchio casolare che adesso se riusciamo esploreremo e ve lo mostreremo chiaramente tramite questa stradina. Ragazzi, abbiamo oltrepassato sempre questo cancello e abbiamo trovato questa zona qua che sembra tra l'altro anche abitata. C'è qua una giacca che lui sta frugando dietro. Ma ragazzi, sembra Resident Evil. Di qua c'è il nulla, ma il nulla proprio. E di qua ci sono queste casette qua. Una città fantasma. Siamo entrati ancora in una zona segreta. Assurdo. Cioè, guardate dentro. È impressionante. Sì. Adesso c'è un nano che si sta intrufolando dentro la sua tana. Comunque sono molto belle queste stanze. Sono veramente belle. Guardate cosa abbiamo trovato. Cibo per gatti. Molto probabilmente qua ci sarà qualcuno che arriverà ogni tanto e darà il cibo ai propri animaletti. Ho visto, qua c'è un altro mondo, ragazzi. E come al solito abbiamo sentito un altro rumore molesto.
oltre che quello di TikTok, che vi consiglio di andare a guardare. Adesso proveremo a salire questa scala in questo edificio, che è l'ultimo della parte sotto, e proviamo a vedere che cosa c'è. Jack si sta arrampicando, il più coraggioso, attenzione, adesso provo anch'io. C'è ancora il nome. Attenzione. Questa scala è pericolosa da salire in due, ma noi la scaliamo comunque, perché siamo degli avventurieri e non ci ferma niente. Perfetto. Qua ancora non c'è niente, c'è questa bella scultura architettonica. Qua purtroppo finisce. Qua sembra un bagno, un sottotetto, qualcosa. E basta, qua invece c'è tutto invaso dalla natura. Non c'è ancora niente. Ok, abbiamo trovato altri ragazzi che stavano facendo un'esplorazione come noi. E adesso siamo qua nel piano di sopra, sentite le voci. Adesso stiamo arrivando verso la torre. Bene, questa qua è la fine del secondo piano. Di qua non si sa dove si va, di qua c'è tutta vegetazione, di qua come vedete c'è la torre e di qua sembra che ci sia caduto qualcuno. Bene, questo qua è tutto per il secondo piano. Abbiamo raggiunto finalmente il piano di sopra, però purtroppo per andare nella torre la scala è inagibile, c'è troppa distanza e poi qua c'è uno strapiombo che è meglio non guardare. Comunque la vista è veramente spettacolare, si vede proprio giù tutto il paese. E ultima pecca che vi voglio far vedere in questa esplorazione è proprio la torre in alto col balcone. Ok, e quella è quella che dovevamo esplorare, però purtroppo, come vi ho detto, è inagibile. E per questo video direi che è tutto, con la mia faccia a mo' di fantasma prossima, e con ragazzi, la faccia da Jack fantasma. Alla prossima. Vi dico che ci vediamo alla prossima esplorazione, che sarà molto probabilmente o l'ex cartiera di Briosco o la Casa Rossa. Quindi tenetevi aggiornati. Ma sembra state... qualcosa di interessante. Esatto, tenetevi aggiornati e rimanete connessi. Noi vi salutiamo e iscriveteci al nostro... Iscrivetevi ragazzi e alla prossima. Alla prossima. Non sapete che avventura a tirare fuori le macchine con questa nebbia. Vi assicuro che non rende dal video, ma è così. Dormire fino alle 5 in macchina per il coprifuoco è stata la cosa più bella in assoluto.